canale 10 mi è piaciuto 8 perché è stato uno spettacolo nel quale ho visto storie che nella vita quotidiana non avrei mai visto. Qual è stata la tua storia preferita? La storia che mi ha colpito di più è stata quella di Franca Viola, che parla di una donna italiana che è stata maltrattata con il suo sposo, che faceva parte di una famiglia mafiosa, che la maltrattava. E avresti il coraggio di fare quello che hanno fatto le donne? Sinceramente non credo che avrei il coraggio di farmi quello che hanno fatto le donne, perché ci vuole molta forza e molta determinazione. Cosa ne pensi della differenza tra uomini e donne oggi? Secondo me oggi la differenza tra uomini e donne, perlomeno in Italia, non si sente più di tanto, ma ci sono cose che non vogliono fare. A me lo spettacolo di TV Ragazzi mi è piaciuto 8 perché secondo me è uno spettacolo molto interessante, però anche perché io mi sarei andata a cercare storie di questo genere personalmente. Qual è la tua storia preferita? La mia storia preferita è quella di Miriam Makeba, perché lei, pur essendo una persona normale del Sudafrica che nessuno conosceva, ha seguito il suo istinto di cantare, la sua passione, è diventata famosa, ma quando una volta diventata famosa non cantava, cantava per il suo popolo dicendo che tutti dovevano essere importanti per il mondo allo stesso livello. Avessi giocato in quella partita che hanno fatto le donne? Ora pensandoci direi dai ce la posso fare, però cioè, vivendo dal vivo non credo perché è una cosa molto impegnativa anche perché le ragazze e le donne che avevano non erano accompagnate da nessuno. Cosa ne pensi differenza? Ora in Italia non c'è molta differenza, però cioè, qualche volta vengono i maghi maltrattano le donne, però anche negli altri paesi la differenza tra uomini e donne è molto. Quanto ti è piaciuto lo spettacolo Cattive ragazze da 1 a 10? A me lo spettacolo Cattive ragazze è piaciuto 7 e mezzo perché mi ha fatto capire concetti della vita che non conoscevo. Qual è la tua storia preferita? La mia storia preferita è quella di Domitilla perché è riuscita da sola a combattere e ha rischiato la propria vita e anche, ha perso anche un bambino. Avresti il coraggio di fare quello che hanno fatto le tue donne? Probabilmente no, perché comunque da sola assolutamente no, ma neanche con qualche aiuto perché ci vuole molto coraggio e la paura per sopravvivere. Cosa ne pensi della differenza tra uomini e donne oggi? Allora, oggi la differenza tra uomini e donne sicuramente si è ridotta nel nostro paese e anche in altri rispetto a prima. Però purtroppo c'è ancora un po' di differenza.